Ben ritrovati, nuova edizione del nostro TG Piemonte, l'informazione regionale di GRP Vera TV. Lo avete sentito anche dai nostri titoli, in apertura parliamo di inquinamento ambientale e cambiamenti climatici che stanno causando un boom di accessi in ospedale. Sì, avete capito bene, perché le temperature anomale e gli sbalzi termici colpiscono in modo particolare l'apparato respiratorio, provocando polmoniti, bronchiti, asma e forme severe di influenza. Adolescenti e over 65 i più colpiti. L'inquinamento sta anche facendo registrare un aumento di casi di tumori al polmone, come ci spiega il dottor Roberto Prota, direttore della struttura complessa di pneumologia e dell'unità di terapia semi-intensiva dell'ospedale Mauriziano di Torino. Noi siamo andati a intervistarlo per capire qual è la situazione. Inquinamento atmosferico e boom di ricoveri in ospedale. Dottor Prota, qual è il nesso? Quali sono i rischi che corriamo? Ultimamente l'inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici è un po', come dire, la tempesta perfetta, nel senso che l'inquinamento facilita l'alterazione climatica, l'alterazione climatica facilita l'inquinamento. E quindi soggetti fragili, quale può essere l'adolescente e il soggetto un pochino over 65, portatore già di patologie croniche, sono le due categorie fondamentalmente interessate, insomma, da queste esposizioni da inquinanti ambientali. Quali sono le patologie che si possono proporre in modo più frequente, addirittura tumori? Ma dunque, i tumori certamente sì, la percentuale di un aumento del tumore del polmone, che è fondamentalmente ed è prevalentemente l'adenocarcinoma, che è una forma del tumore del polmone, è relato a un aumento del PI10, almeno un rischio relativo del 27%, un'esposizione, diciamo, al 2,5 relato al 18%, quindi, diciamo, le percentuali di sviluppare una neoplasia polmonare è ovviamente reale. Sembra un'esposizione, diciamo, o comunque delle incidenze relativamente basse, però se tiene conto che si tratta di un'esposizione mondiale, il dato ovviamente bisogna moltiplicarli, e quindi è un'incidenza assolutamente elevatissima. In un contesto di inquinamento ambientale e cambiamenti climatici, trattasi di un'asma sempre più impegnativa, perché la stessa, diciamo, la pollinosi è piuttosto anomala, perché, diciamo, la carica dei pollini è, diciamo, aumentata, così come la loro capacità di triggerare a livello delle nostre cellule infiammatorie e delle vie respiratorie. Ovviamente a lunga esposizione facilita la broncopneumatia cronico-ostruttiva, che è la terza causa di morte, come è noto, ed è anche la seconda causa di accesso in pronto soccorso per fenomeni di riacutizzazioni, ma evidentemente facilita anche l'enfisema polmonare, così come altre patologie, non solo respiratorie, ma anche cardiache, cardiovascolari o comunque anche neurologiche. E c'è un altro grande problema collegato alla scarsità di piogge, oltre allo smog di cui abbiamo parlato, è la siccità. La Regione Piemonte nelle scorse ore ha chiesto al governo il riconoscimento dello stato di calamità naturale per aiutare in particolare le aziende vitivinicole. Noi abbiamo parlato anche il presidente della Regione, Alberto Ciri. Poca pioggia e temperature oltre i limiti del periodo. La siccità in Piemonte è ormai una costante che da alcuni anni mette in crisi l'agricoltura e il settore vitivinicolo, così prezioso per l'economia della nostra regione. La criticità della situazione appare confermata anche dai dati dell'ARPA, che parlano di un meno 25% di precipitazioni rispetto alle frequenze del passato, con il fiume Po a portata ormai dimezzata. Noi arriviamo già da uno stato di emergenza, cioè quello che era stato riconosciuto negli anni passati, nei due anni passati, a causa della carenza di precipitazioni. Oggi estendiamo questa richiesta e la miriamo puntualmente ai danni all'agricoltura, perché abbiamo ormai consolidato ciò che ci è stato comunicato dal mondo agricolo per il raccolto 2023, dove abbiamo una media del 15% di riduzione di produzione, ma con punte che arrivano fino al 50-60%. E allora, dal momento che noi possiamo, con un 30% di minor riduzione, chiedere la calamità naturale, io immediatamente ho predisposto gli atti, per cui abbiamo raccolto le informazioni. Ci occupiamo soprattutto del settore vinicolo, del settore corrilicolo. In questo modo potremmo chiedere al governo, riconoscendo lo stato di calamità naturale, non soltanto di darci risorse economiche per aiutare le aziende in difficoltà, ma anche la
cosiddetta moratoria dei mutui, cioè la possibilità per aziende agricole del Piemonte che si trovano nelle condizioni della siccità di pagare soltanto la quota interessi e non il capitale, di restituire pertanto non il capitale ma solo la piccola quota interessi, mettendo le quote del capitale in coda al mutuo e in questo modo creando e alleggerendo moltissimo il carico finanziario delle aziende agricole del nostro Piemonte. Ed ora ci spostiamo sulla cronaca con un incendio che è divampato nei boschi dell'Alta Valle Elvo. Secondo quanto riportato dal comando dei vigili del fuoco di Biella, le fiamme si sono sviluppate su un'area ampia di circa 100 ettari. Nelle operazioni di spegnimento, durate quasi 48 ore, sono state impegnate 6 squadre del comando dei vigili del fuoco di Biella e Cossato e 2 elicotteri, uno regionale e un Ericsson dei vigili del fuoco. Nel comune di Andrate, provincia di Torino, è stata montata una vasca d'acqua per i mezzi aerei e i Canadair. Le operazioni di spegnimento si sono risolte positivamente solo nel pomeriggio di oggi, quando la zona è stata messa sotto controllo con le consuete operazioni di bonifica. Parliamo ora invece di zone sensibili a Torino. Il consigliere comunale torinese della Lega, Fabrizio Ricca, giovedì mattina farà un sopralluogo nell'immobile di Corso Regina Margherita 47, dove si trova il centro sociale Ascatasuna, interessato da un progetto di cogestione da parte del comune. Vediamo. Zone sensibili a Torino. Il consigliere comunale torinese della Lega, Fabrizio Ricca, giovedì mattina farà un sopralluogo nell'immobile di Corso Regina Margherita 47 a Torino, dove si trova il centro sociale Ascatasuna, interessato da un progetto di cogestione del comune. Vedrò il ministro Piantedosi venerdì pomeriggio, col quale discuteremo. Io ho già anche parlato col prefetto per tenere una linea che possa funzionare dal territorio fino a Roma. Giovedì mattina alle 9 sarò lì presente per fare un sopralluogo. Ho letto il comunicato del sindaco dove dice che il locale è libero e hanno restituito le chiavi, quindi da consigliere comunale andrò a vedere com'è la situazione. Ovviamente è una premessa doverosissima, io entrerò se il locale sarà davvero vuoto, perché se il locale non sarà vuoto io non voglio mettere in difficoltà né la città né le forze dell'ordine, basta che me lo dicano, però a quel punto le parole del sindaco saranno da rivedere. Sguardi insistenti, baci a distanza indirizzati alle giovanissime allieve, frasi inopportune. Sono alcuni dei comportamenti contestati a un 45enne sotto processo a Torino. I fatti si riferiscono a un periodo in cui l'uomo era insegnante di sostegno in una scuola superiore nel capoluogo piemontese. Sono stati rubricati dalla procura come adescamento di minore, reato previsto dal codice penale. L'imputato, difeso dall'avvocato Valentina Di Corato, respinge gli addebiti. La vicenda risale alle prime settimane dell'anno scolastico 2019-2020. Le persone offese, che all'epoca erano studentesse iscritte in una prima classe, sono 3. 2 si sono costituite parte civile. Furono le ragazze a rivolgersi al coordinatore scolastico per segnalare proprio gli atteggiamenti del docente. Ci spostiamo e cambiamo argomento. All'Unione Industriale di Torino si è tenuto il primo degli appuntamenti di Torino Capitale di Cultura d'Impresa 2024. I focus sono stati diversi, dalla sostenibilità ai giovani all'imprenditoria del territorio. Tra i partner che sostengono l'iniziativa hanno portato le loro testimonianze sul palco Lavazza, Satispay, Infratò, Biperbanca, Edison Next e Argotech. Sentiamo. Torino, capitale della cultura d'impresa 2024, è un appuntamento lungo un anno, una serie di iniziative che Unione Industriali Torino ha programmato per celebrare il titolo assegnato da Confindustria lo scorso novembre. Appuntamenti importanti per il mondo imprenditoriale torinese, ma non solo. Nel primo incontro si è parlato di giovani, di risorse di un territorio in evoluzione, ma anche di sostenibilità, elemento ormai fondamentale nella cultura d'impresa odierna. Uno sguardo particolare inoltre alle esperienze passate, con Pavia che ha passato il testimone a Torino, e un ulteriore focus sulle testimonianze imprenditoriali di alcune tra le aziende che hanno deciso di fornire un contributo concreto alla realizzazione di questa iniziativa. Cosa significa fare cultura d'impresa oggigiorno? Significa avere una sfida, significa avere un obiettivo, significa coinvolgere il territorio. Noi lo facciamo da 140 anni, abbiamo sviluppato tutto quello che riguarda l'infrastruttura energetica del paese.
da qualche anno ci stiamo concentrando sulle fonti rinnovabili e da 2 anni abbiamo avviato questa avventura di Edison Next per accompagnare clienti dell'industria, del terziario, della pubblica amministrazione nel percorso della transizione energetica. Stiamo investendo 2 miliardi e mezzo e stiamo cercando di percorrere questa traiettoria garantendo poi competitività al tessuto imprenditoriale piemontese. Lo facciamo con le nostre competenze, lo facciamo facendo sistema con il territorio. Abbiamo aperto qualche anno fa l'Energy Center proprio a Torino perché abbiamo bisogno di acquisire competenze, formare competenze e trovare giovani in gamba. Proprio oggi abbiamo reso pubblico uno studio che abbiamo fatto con il Politecnico di Torino e con il Politecnico di Milano, riguarda il sistema industriale piemontese e ci siamo resi conto che per rispettare gli obiettivi del PNIEC dobbiamo investire 3 miliardi di euro, ma il beneficio sarebbe di 800 milioni di euro all'anno. Quindi è un investimento che torna nel giro di poco tempo e che permette alle filiere industriali piemontesi di acquisire competitività, di stare su dei mercati che chiedono ai fornitori, quindi a chi esporta i propri beni, di fare questa transizione energetica, pena l'esclusione da quelle che sono le qualifiche dei fornitori. Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha indicato i nomi per il Consiglio Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo. Si tratta di Marco Gilli e Maria Grazia Pellerino. La comunicazione è stata inviata ai rappresentanti del Consiglio Comunale. Gilli, ex rettore del Politecnico, è il probabile successore di Francesco Profumo dal momento che per consuetudine il presidente viene scelto tra i nomi indicati proprio dal sindaco. Ed ora ci occupiamo di cinema con Johnny Depp, che è arrivato ieri sera a Torino per girare il suo nuovo film su Modigliani. Moltissimi suoi ammiratori in attesa di poterlo vedere, mentre sta per uscire dall'hotel nel quale alloggia. Noi siamo andati a sentire l'umore dei suoi fan. È una lunga attesa. Sì. Sì, sì, siamo venuti anche ieri sera, non ce l'abbiamo fatta, quindi riproviamo stamattina, speriamo. C'è anche una domanda sul film. Sì, perché praticamente una mia amica non può essere qui oggi, quindi gli chiedo a Johnny se può firmare l'autografo a lei. Questo è il mio libro, quindi mi faccio firmare anche il mio libro. Ragazzi, andate per favore di là, perché questo io lo metto qua, così state dietro, capito? A qualsiasi età Johnny Depp va sempre bene, sempre bellissimo. Ma poi è una sorta di ammirazione, dunque a qualsiasi età si ammira una persona. Allora, è 2 mani di forbice, dopo c'è il Pirata dei Caraibi, la prima luna, e dopo a me piace Ed Wood, il mistero di Sleepy Hollow. Come mai sta tremando? Perché sono una fan potente. Cioè. Tutte e due insieme, freddo e agitazione. Diciamo che io lo seguo dalle medie, ora ho 34 anni, è arrivato il momento, si spera. Ed ora andiamo sul territorio con il consueto appuntamento che GRP Vera TV vi offre ogni sera alle 20:30, la scoperta dei comuni del Piemonte, delle sue bellezze, con la trasmissione Non Vedo L'Ora. Questa sera alle 20:30, Borgo Franco di Ivrea, nel quale andremo a conoscere anche il coro baiolese. Raccontare Borgo Franco di Ivrea significa anche percorrere queste strade antiche. Questa tra l'altro si chiama Via del Buon Umore. Un buon umore che viene respirando la montagna, respirando la storia e soprattutto conoscendo questa storia antica. Gli abitanti di Borgo Franco si chiamano borgofranchesi, però dobbiamo distinguere perché fino al 28 in effetti Borgo Franco era solo sulla sponda sinistra della Dora, sulla sponda destra c'era Baio Dora. Loro sono molto orgogliosi di chiamarsi baiolesi e non si riconoscono in Borgo Franco ancora adesso dopo oltre 70, quasi 100 anni. Quello che è bello di Borgo Franco è l'umanità, sia in sponda destra che in sponda sinistra, perché noi abbiamo circa 40 associazioni. Ogni associazione, molte sono simili, tipo quelle carnevalesche, 3 società, una per Rione, ma ce ne sono altre che dimostrano una dinamicità enorme e una umanità enorme che si esprimono secondo il loro. Noi abbiamo visto il coro baiolese, cioè ha una forza umana enorme. Non vedo l'ora di andare a dormire, ci rivedremo domani sera.
ciao, grazie, salutiamo un po', va? Ciao. Buona serata a tutti. È morto a 94 anni Pier Giacomo Guala, uno degli imprenditori più noti in provincia di Alessandria nel 1954. Aveva avviato in proprio lo stampaggio di materiale, di materie plastiche con il padre Angelo e il fratello Roberto. All'inizio degli anni 60 ha realizzato i primi prodotti esclusivi dell'azienda, le chiusure di garanzie per alcolici. 20 anni dopo la Guala è diventata leader mondiale nell'industrializzazione del prodotto e nell'automazione del processo con stabilimenti in Spagna, Brasile, Colombia, Stati Uniti e India. Pier Giacomo Guala è stato anche presidente del Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Lo ricorderemo sempre come una persona dalla visione alta sulle cose, ma al contempo, e grazie allo studio e all'approfondimento, capace di una straordinaria concretezza. Scrivono sul sito dell'Associazione Cultura e Sviluppo per ricordare la sua figura umana e professionale. Un altro lutto ora con una giovane cuneese, Valentina Gaggioli, che ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto giovedì scorso sull'isola spagnola di Gran Canaria. La 26enne è stata coinvolta nello scontro frontale tra un furgone e un'auto ad Agüimes, in prossimità del parco zoologico Crocodile Park. 5 persone sono rimaste ferite nell'impatto, 3 delle quali in modo grave. Le condizioni della cuneese, in arresto cardiorespiratorio, erano apparse da subito molto critiche. La ragazza è ispirata dopo un giorno di ricovero all'ospedale universitario di Gran Canaria nella giornata di venerdì, ma solo oggi la notizia è arrivata in Italia. Originaria di Caraglio, la giovane abitava e lavorava ad Agüimes insieme alla madre. Ed ora ci fermiamo un attimo e diamo la linea al nostro TG Sport. Non è un bel momento in quello che sta vivendo la Juventus, a secco di vittorie da 4 turni di campionato. Domenica alle 12:30 i bianconeri affronteranno in casa il Frosinone. Massimiliano Allegri chiede ai suoi grinta, gioco e carattere. Sentiamo. La Juventus sta vivendo un momento davvero complicato sotto molti punti di vista. Dopo una serie di risultati deludenti e con soli 2 punti conquistati nelle ultime 4 partite. Un filotto negativo che ha deluso anche i tifosi che hanno visto svanire le speranze di lotta per lo scudetto e una squadra parsa priva di motivazioni, carattere e ambizioni. Il commento di Adrian Rabiot, che descrive la squadra come moscia, riflette perfettamente lo stato d'animo generale. Anche Massimiliano Allegri ha sottolineato le prestazioni deludenti, invocando la necessità di un cambiamento di rotta. Ai bianconeri è anche andata bene la sconfitta del Milan, che di fatto ha impedito ai rossoneri di sorpassare la Juventus in classifica. Ed è proprio dall'attuale secondo posto che la Juve deve ripartire. La difesa, prima considerata un punto di forza, è diventata vulnerabile. I numeri parlano chiaro. In 4 partite consecutive la squadra ha sempre subito gol. Allegri sta valutando nuove soluzioni tattiche, anche a causa della assenza forzata di Capitan Danilo per infortunio. La pressione aumenta e le squadre che inseguono stanno riducendo le distanze, non solo il Milan, ma anche Atalanta e Bologna. Una Juve che ora deve dare una bella sterzata. La partita contro Frosinone diventa quindi cruciale, non solo per i 3 punti, ma anche per riconquistare fiducia e slancio. Oltre ai doverosi accorgimenti tattici, anche i giocatori devono scendere in campo con grinto e orgoglio, anche perché il cammino verso la qualificazione in Champions League non è ancora chiuso. Alla Continassa si lavora duramente per tornare alla vittoria, che diventa fondamentale non soltanto per i punti in palio, ma anche per riconquistare il cuore dei tifosi. Infine, attraverso un comunicato stampa, il club ha reso noto di aver restituito nel giorno della scadenza previsto il prestito obbligazionario negoziato sul Global Exchange Market. La cifra è di 175 milioni di euro, cui si aggiungono interessi per circa 5,9 milioni. Dopo la vittoria contro Lecce, verso il recupero contro la Lazio, c'è entusiasmo tra i tifosi granata. Ne abbiamo parlato ieri sera ad Orgoglio Granata. Andiamo ad ascoltare quello che ci ha raccontato sul momento del Toro Giacomo Ferri. I tifosi, io ti devo dire che non sono mai mancati. I tifosi sono sempre stati vicino alla squadra, anche quando la squadra aveva delle difficoltà. Ma non parlo di quest'anno, solo, parlo da sempre, da quando io conosco i tifosi del Toro. Perciò io ti dico che i tifosi ci sono sempre. I tifosi, l'obiettivo principale per i tifosi è che i giocatori vadano in campo e diano tutto.
loro ci sono sempre. Poi è chiaro, ho sentito prima che si parlava di obiettivi. E certo, gli obiettivi, i tifosi poi a un certo punto vogliono raggiungere degli obiettivi, perché comunque stando con la squadra sempre e comunque sono passati degli anni dove non fanno più la coppa, perché credo che l'ultima coppa l'ha fatta con Ventura, se non sbaglio. Uh-huh. E alla fine mi sembra giusto che sia così. I tifosi meritano tantissimo, perché il loro supporto c'è sempre stato e ci sarà sempre. Senti, l'obiettivo, lo dicevamo, è chiaro, l'ha dichiarato Ivan Juric, ha detto resto solo se il Toro va in Europa, l'ha dichiarato anche il presidente Cairo, tu ci credi? Ma certo che ci credo, anche perché quest'anno secondo me c'è la possibilità. Non è una cosa semplice, però quest'anno c'è la possibilità, perché noi vediamo il Bologna, per esempio, che sta giocando molto bene, però si raggiungono degli obiettivi se sei costante. Se invece vinci una partita poi ne perdi due, diventa un problema nel campionato italiano. Perciò io credo che quest'anno nella posizione classifica che si è messo in questo momento il Toro ha la possibilità di raggiungere diciamo una coppa, adesso io non so quale perché non posso saperlo, però alla tua domanda io sono convinto che il Torino può raggiungere l'obiettivo. Cambiamo argomento e parliamo di basket con la Serie A2, il Torino Team Basket che batte la Stella Azzurra Roma per 55-53 all'ultimo istante, sentiamo come. Le partite della Serie A2 sembravano montagne, ora sono diventate dolci colli. Un gioco di parole per raccontare l'entusiasmante stagione che sta vivendo il Torino Team Basket, trascinato da una superba Claudia Colli. È stato proprio dell'ala il canestro decisivo nel 55-53 finale contro la Stella Azzurra Roma. Così il TTB fa suo l'importante scontro salvezza. Partite inspiegabilmente contratte e fallosi, le Linci si sono fatte sorprendere nei primi due periodi dal gioco aggressivo delle avversarie, concedendo alle stelline anche 8 punti di vantaggio. Nella ripresa, prese per mano da Capitani Soardi, 9 punti per la guardia, e dalla recupera palloni Baima e ben dirette dalla play Azzi, 8 punti per la giovane toscana, le torinesi sembrano scrollarsi di dosso paure e incertezze, macinando gioco e portandosi sino al più 11 sul 44-33. Ma il ritorno veemente delle romane nel quarto e conclusivo del match ha costretto le torinesi ad un finale punto a punto. Decisivo il time out chiesto da coach Corrado a 8 secondi dalla sirena. La tensione è palpabile. Da manuale l'ultima azione del Torino Team Basket. Da vedere e rivedere, come in un film. Rimessa di Azzi, finta di Isoardi a favorire la ricezione di Claudia Colli. Arresto e tiro dell'ala, ben protetta dalla lunga Del Boni e canestro del 55-53 finale. Tripudio. I due punti conquistati consentono alle Linci di consolidare la loro 10ª posizione in classifica con vista sulla salvezza diretta, senza passare dai play-out, che ora dista soltanto 2 punti. Siamo partite veramente male, loro meglio di noi, e sono riuscite anche a prendere un break iniziale, e noi abbiamo avuto un punteggio veramente basso fino alla fine dell'intervallo, perché abbiamo fatto soltanto 22 punti, e poi nel terzo quarto siamo riuscite un po' a risalire da queste difficoltà, e poi diciamo che il resto della partita è andato un po' di alti e bassi, ecco. Sapevamo che non sarebbe stata facile, speravamo non così fino all'ultimo, però l'importante era prendere 2 punti e ce l'abbiamo fatta. C'è stata una reazione nel secondo tempo, il fatto di esserci messe a zona in difesa ha diciamo contribuito a questa rimonta e poi sorpasso, ovviamente poi finale da cardiopalma, però oggi era importante guadagnare 2 punti che per noi sono fondamentali. Do le previsioni meteo, poi mille volti dell'artigianato, ospite Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Piemonte, qua in studio. Grazie per averci seguito, restate con GRP Vera TV. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. In serata, in pianura, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati.
Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, in pianura, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse.